Un progetto di Coop Fond, che è il fondo mutualistico della Lega delle Cooperative, che ha fra i suoi obiettivi proprio quello di promuovere cooperazione. Abbiamo dato vita a un progetto strutturato proprio sulle start-up, perché dà un po' fastidio il fatto che quando si parla di start-up si pensi soprattutto a forme di impresa che non sono quelle cooperative. Si pensa soprattutto alla formula individuale, magari la start-up dietro alla quale c'è l'idea geniale, che in poco tempo consente di magari avere importanti guadagni. E allora abbiamo voluto inserire il termine startup proprio attaccato e abbinato al termine cooperativa. Abbiamo fatto un progetto strutturato e devo dire che ci sta dando molta soddisfazione, perché ci stiamo accorgendo che in Italia, in molte regioni, in molti territori dove il progetto è attivo, c'è interesse e ci sono migliaia di giovani che si stanno rivolgendo a questo progetto per provare a promuovere, a far nascere cooperative e a promuovere impresa in forma cooperativa. Quindi da questo punto di vista la cosa sta andando veramente bene. Naturalmente parliamo di innovazione. Quando parliamo di innovazione ci piace affrontarla in termini ampi, quindi non soltanto nel termine stretto dell'innovazione tecnologica, che in alcuni casi abbiamo visto essere presente, ma anche nel termine dell'innovazione sociale, dell'innovazione di processo, insomma processi che ci aiutino a creare la cooperazione del futuro, perché è di questo che stiamo parlando.